Grazie. Buonasera a tutti. Io preferisco parlare in piedi un po' perché così vedo tutti, tutti mi vedono. Questa è la terra di Pavarotti, dobbiamo onorare anche un po' di voce e di forza dell'eloquio in modo tale che tutti quanti possano partecipare al meglio alle riflessioni che ci terranno impegnati per 45-50 minuti su un tema complesso e che normalmente è poco conosciuto. Quindi io tanto vi ringrazio per la vostra presenza, mai avrei creduto che lo zoroastrismo potesse ottenere così tanto interesse. Per quanto essa sia una religione che esiste ancora oggi, forse qualcuno di voi possiede un'automobile della Tata, che è una ditta delle più di automobili, che è un partner di Fiat, dei più importanti in India. Ebbene, i Tata sono forse una delle più importanti famiglie, non solo della Confindustria indiana e del mondo imprenditoriale del subcontinente indiano, ma sono una delle più prestigiose e più ricche famiglie zoroastriane dell'India. E quindi, giusto per ricordare la presenza, ad esempio, di figure come quella di Zubin Mehta, grande direttore d'orchestra, molti pensano che sia chissà di quale religione, un hindu o forse un musulmano, e invece Zubin Mehta è zoroastriano, così come era zoroastriano per i più giovani un grandissimo cantante, il leader dei Queen, parliamo di Freddie Mercury. Ecco, giusto per ricontestualizzare, in questo momento io sto insistendo, diciamo, su personaggi di particolare successo, quelli che hanno bucato in qualche modo lo schermo o attraverso il canto o attraverso la direzione d'orchestra o attraverso il mondo industriale, ma certamente è difficile dire che non siano persone a tutti note, però noterete al contempo che paradossalmente la loro religione non c'era affatto nota. Era qualcosa di completamente sfuggente. Questo perché lo zoroastrismo oggi è una religione veramente minoritaria che si concentra con una comunità importante in India, soprattutto nel Gujarat e a Mumbai o Bombay, che si voglia, dove gli zoroastriani, che lì prendono il nome di Parsi, perché persiani, perché quindi immigrati dall'India, via via che la conquista islamica è risultata più pesante per loro, anche se devo dire la presenza degli zoroastriani in India è molto antica, probabilmente precede l'invasione islamica, ma rientra all'interno di una serie di azioni legate alle basi commerciali dell'impero sassanide, del grande impero persiano che è stato rivale dell'impero romano d'Oriente e di Bisanzio almeno fino alla metà del VII secolo d.C. Un'altra comunità zoroastriana importante si trova in Iran, dove però nelle città di Yazd e Kerman e nella capitale, a Teheran, svolge un ruolo, diciamo, ampiamente minoritario. Oggi, sostanzialmente tollerata e rispettata, vive però una condizione di minoranza e di minorità, anche se molte persone, ad esempio nei censimenti, preferiscono, non potendo dichiararsi di qualche altra religione o non potendo dichiararsi non credenti, preferiscono dichiararsi zoroastriani, quindi diventa anche un luogo, diciamo così, se non di antagonismo, ma di differenziazione rispetto alla cultura religiosa dominante. Lo zoroastrismo, per altri versi, però è sconosciuto o quasi anche nelle nostre università, nel senso che sono pochissime le realtà accademiche in Europa e in Italia, dove però abbiamo un buon livello, diciamo, dal punto di vista della produzione scientifica in questo settore, perché è stato schiacciato, diciamo così, tra il mondo classico occidentale da una parte e il mondo indiano, che ha suscitato molto più interesse. E questo a volte anche per colpa di noi specialisti dell'Iran antico, perché
la difficoltà dei testi e delle fonti è talmente grande, talmente a volte noiosa o che ci costringe a una pedanteria, un'acribia tali da scoraggiare un desiderio, diciamo, di poter fruire di sintesi semplici, agevoli, perché su molti argomenti, come vedrete questa sera, il consenso è lungi dall'essere conseguito. Vedremo che anche su Zarathustra o Zoroastro le posizioni tra gli accademici sono difformi e in alcuni casi radicalmente distinte, se non esattamente opposte. Chiariamo però qualche concetto generale, diciamo propedeutico, perché la mia riflessione possa poi scorrere con grande facilità. Io parlo di Iran in alcuni contesti e di Persia. La Persia e l'Iran non sono sinonimi. Per Persia noi intendiamo una regione, come se fosse la Toscana, che è il Fars, è una regione sud-occidentale del territorio della Repubblica Islamica d'Iran. L'Iran è una regione molto più ampia. Nel mondo antico l'Iran e dal punto di vista, diciamo così, storico o geolinguistico, l'Iran è tutta quell'area abitata da popolazioni etnolinguisticamente iraniche. Cosa vuol dire? Che il persiano è una lingua iranica, ma ad esempio anche il curdo, tutti oggi se hanno sentito parlare dei curdi, i curdi sono una popolazione iranica. I Pashtun, quelli che trovate nell'Afghanistan, che si dividono a loro volta in gruppi dialettali, sono una popolazione iranica. Gli Osseti, che sono nel Caucaso e che forse ricorderete per quel tragico episodio della scuola di Berslan, dove entrarono i ceceni e fecero una strage terribile, anche gli Osseti sono un popolo linguisticamente iranico. Loro sono discendenti con ogni probabilità degli Alani, cioè di una tribù di tipo scito-sarmatico che si è fermata nel Caucaso ed è rimasta lì. Quindi attenzione, il mondo iranico dal punto di vista etnolinguistico nel mondo antico andava dall'Asia centrale sino quasi all'Ungheria. Attenzione, poi l'impero Achemenide, l'impero persiano, quello di Dario, di Ciro, Cambise, Dario, Serse, Artaserse e così via, conquisterà anche buona parte del Nord Africa. Quindi l'estensione sarà molto significativa, dall'India, dall'Asia centrale, dall'Oasi di Samarcanda, pensate fin quasi all'Ungheria, oppure alla nostra Libia. E in questo contesto, attenzione però, non tutti i popoli sono popoli iranici, però i popoli iranici rappresentano una ecumene vastissima. Attenzione che a loro volta gli iranici, che molti immaginano essere parenti linguisticamente degli arabi, perché scrivono oggi con un alfabeto arabo-islamico, sono indoeuropei, esattamente dal punto di vista linguistico, esattamente come gran parte dei popoli europei, cioè le lingue iraniche, come le lingue indo-arie dell'India, sono lingue di una famiglia orientale della più grande ecumene linguistica dell'indoeuropeo, quindi sono imparentati con i greci, con i romani, con i celti, con gli slavi, con i proto-germani, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, la scrittura è una cosa, ma la lingua, c'è poco da fare, è una lingua indoeuropea, come indoeuropeo l'albanese, come indoeuropeo il russo, eccetera, eccetera. Ovviamente ognuna di queste tradizioni si inserisce in un suo ramo. No, questo, scusate, è un a priori, perché altrimenti poi iniziamo a seguire dei percorsi, delle geografie, delle mappature mentali che ci portano fuori strada. Quindi tutto ciò che noi sappiamo delle fasi più antiche dei popoli iranici e quindi dello zoroastrismo e della sua letteratura religiosa, che confluisce in un'opera che prende il nome di Avesta, attenzione, si ascrive a una tradizione di nomadismo centroasiatico, di migrazione di popoli, che sono i popoli indo-iranici, che si separano dalla famiglia dei popoli indoeuropei, che raggiungono l'altopiano centroasiatico e da lì poi si biforcano con i proto-indiani, quelli che daranno vita ai Veda, ai
alle grandi opere della sapienza indiana che raggiungono via via il subcontinente e i popoli iranici che, grosso modo, velocizziamo le cose, ci sono dei passaggi un po' più articolati, ma che si muovono verso occidente, cioè ritornano verso quello che è l'altopiano, che prenderà nome da loro. Ovviamente, attenzione, iranici non è nient'altro che l'ultimo esito di un etnico che è quello di Aria, ariano, cioè gli indo-iranici si autodenominavano ariani. Ariani, che purtroppo come etnonimo sarà poi utilizzato fortemente in chiave geopolitica e culturale, infatti io devo sempre dire ai miei studenti: ricordate che noi giochiamo con armi pericolose, perché l'etnolinguistica e la storia culturale del mondo indoeuropeo antico e soprattutto del mondo indo-iranico è stata strumentalizzata e usata fortemente per creare poi dei miti etnici, dei miti di supremazia, dei miti legati all'identità guerriera, che ovviamente sono stati sostenuti non dagli squadristi. Gli squadristi, i picchiatori, vengono dopo. O meglio, quelli forse ci sarebbero comunque, avrebbero occasione per mostrare la loro stupidità, ma per essere diretti hanno bisogno di intellettuali, e spesso gli intellettuali li trovate dove devono stare, cioè nelle università, dove sono in grado di costruire, elaborare delle ideologie, magari per delle agenzie politiche prestigiose che finiscono col favorire e sostenere. Quindi attenzione, quando noi diciamo Iran, diciamo terra degli ariani. Ovviamente per noi questo autoetnico è semplicemente tecnico, cioè è un popolo che si denominava così. Ovviamente pensavano di essere migliori degli altri, questo tutti, anche voi modenesi pensate di essere meglio di quelli di Reggio Emilia o di quelli di Bologna, soprattutto di quelli di Bologna. Ma intendo dire però che le rivalità tra gruppi, soprattutto se c'è un fiume in mezzo, se ci sono due, sono molto frequenti. Ci sono città addirittura che hanno gli etnici doppi, gli abitanti di Rovigo sono i rodigini, ma anche i rovigotti per quelli che li guardano dall'esterno. Ecco, attenzione, in questo caso noi stiamo usando l'autoetnico dei popoli iranici. Si sente bene così o preferite che parli col microfono? No, benissimo. Dicevo che quindi noi abbiamo a che fare con un autoetnico, noi abbiamo dei popoli che si autodenominano iranici, uno dei quali è il popolo da cui scaturirà una letteratura religiosa che è quella zoroastriana, che è quella di un'opera che prende il nome di Avesta. E quindi dobbiamo inserire lo zoroastrismo e la sua tradizione all'interno però di un contesto che è quello dei popoli indo-iranici. Quindi tante cose che sapete sull'India antica in parte torneranno buone anche per il mondo iranico. Perché? Perché i popoli indo-iranici condividevano un pantheon di divinità simili, ad esempio il dio Mitra, che ritroveremo poi anche nei nostri misteri, una serie di divinità guerriere che in India hanno l'aspetto di Indra, mentre invece nel mondo iranico troveranno quello di Vrtragna, che però corrisponde a uno degli epiteti di Indra, Vrtrahan, cioè l'uccisore del serpente Vrtra o il distruttore dell'ostacolo, della barriera che impedisce a questo dio di liberare le vacche che corrispondono alle nubi e alle acque. Quindi abbiamo un pantheon che in molti aspetti è comune. Abbiamo anche una concezione esoterica, spirituale, del sacrificio e del fuoco. Il fuoco è il centro della liturgia, il fuoco è mediatore in un dialogo con il divino, il fuoco deve essere acceso e mantenuto in un certo modo, anche se poi, ad esempio, il mondo iranico insisterà nella sua storia per dar vita a fuochi permanenti, quindi il fuoco non può essere estinto, mentre invece il mondo indiano manterrà una sua tradizione più nomadica, cioè il fuoco, terminata la liturgia, ma
attenzione, una liturgia può durare anche 12 giorni e 12 notti, viene estinto secondo determinate regole, non è che lo si può fare in modo, come dire, improvvisato, ma certamente non richiede la permanenza assoluta, cosa che invece è fondamentale nel contesto iranico. Infatti i cosiddetti templi del fuoco che voi trovate soprattutto in India, a Mumbai o nel Gujarat, a Nausari, sono fuochi che addirittura mantengono la loro fiamma da diverse centinaia di anni. Alcuni, quello del Gujarat addirittura, si dice che probabilmente ha una fiamma che proviene dai carboni ardenti che furono portati addirittura dall'Iran sassanide. E se un fuoco viene contaminato, allora ci saranno liturgie complesse, per cui da un fuoco se ne farà un altro, da quello se ne farà un altro ancora e così via. Dopo una serie lunghissima di passaggi sarà ottenuto nuovamente la potenza ignea purificata per dar vita a un nuovo fuoco di particolare importanza. Comunque alcuni elementi fondamentali del sacrificio e della liturgia sono gli stessi, come è la stessa la concezione castale del ruolo dei sacerdoti. Scusate, quindi io arrivo a Zarathustra e al dibattito in modo così propedeutico, perché noi siamo abituati a pensare al profeta, al sacerdote, in termini vocazionali, cioè uno sente una chiamata o sente come il filosofo che si sente ispirato e quindi produce una elaborazione spirituale, teologica, in chiave religiosa. Attenzione, nel mondo indo-iranico non è che uno si alza una mattina e dice io sento l'ispirazione e voglio fare il sacerdote. Se è nato in una casta guerriera o è al di fuori di un contesto che lo rende eleggibile per una determinata attività, semplicemente non sarebbe preso in considerazione. E se cercasse di forzare quelli che sono i limiti della regolarità liturgica e rituale, verrebbe probabilmente allontanato, o potrebbe capitargli qualcosa di molto peggio. Se guardiamo le prescrizioni della ritualistica indiana, addirittura l'intoccabile che ascolta riti o che interviene, contamina i riti, potrebbe essere abbattuto senza particolari scrupoli da parte di coloro che devono sorvegliare alla regolarità del rito e alla sua incontaminabilità. Il rito non deve essere contaminato e può essere contaminato in vari modi. Sacerdoti inadeguati, quindi cosa vuol dire? Bisogna appartenere a una famiglia sacerdotale, a una casta sacerdotale, figli di padre e madre sacerdoti. È chiaro che il sacerdozio non è incompatibile con il matrimonio e con la generazione, anzi è indispensabile che ci sia. Due, bisogna avere un addestramento adeguato, cioè i sacerdoti vengono sin da bambini, ma questo lo sappiamo per il mondo indoeuropeo, quello che dice Cesare sui druidi, dei Celti, dei Galli, addestrati sin da bambini a imparare milioni di versi e ad apprendere le liturgie. Diciamo dei super chierichetti che devono sin dall'età di 4-5 anni imparare a memoria milioni di versi, saperli recitare al momento giusto e partecipare ai riti con un'altra condizione, quella della purezza liturgica. Cioè devono rispettare determinate regole, che sono regole di purezza, non puoi toccare certe cose, non puoi fare certe cose, che ovviamente compromettono il tuo status. Questa è la ragione per cui sia i bramini indiani sia i sacerdoti zoroastriani quando viaggiano, si muovono all'estero, sostanzialmente interrompono qualsiasi tipo di attività liturgica perché è incompatibile. Soltanto un viaggio in treno ci mette in contatto con centinaia di persone che a loro volta sono contaminanti. Pertanto, ma questo vale anche per altre religioni, in una comunità attenta e rigorosa il rabbino capo di una comunità non va a mangiare a casa di persone che non conosce, perché potrebbero
intervenire una serie di incidenti. Non tutti hanno due frigoriferi o due cucine addirittura per cucinare in modo kasher e protetto i cibi, non tutti li vanno a comprare dove dovrebbero comprarli, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, poi ogni tradizione ha le sue regole, il mondo iranico ne ha di strettissime. Quindi Zarathustra, che sia esistito o no, comunque va visto all'interno di una trasmissione formativa del ruolo del sacerdote, che non è quello improvvisato, ma è quello di una figura autorevole del sacro, è un intermediario del rapporto tra l'uomo e il divino, che però non è che è semplicemente ispirato e può improvvisare. Diciamo che il jazz non è tanto il genere liturgico privilegiato in questi casi, ma ha una partitura sostanzialmente costruita con migliaia di versi e con regole strettissime da seguire, per la quale è stato preparato sin da quando era bambino. Ovviamente anche tra i sacerdoti del mondo vedico come del mondo iranico, ci sono quelli più dotati, ci sono quelli più intelligenti, ci sono quelli più capaci di arrivare ai vertici della liturgia, ci sono quelli che si accontentano di posizioni minori. Poi, e qui si pone il problema di Zarathustra, ci sono le figure alle quali lo zoroastrismo attribuisce, ed è il caso di Zarathustra, un elemento di rottura o di innovazione. E questo sarà il momento, l'elemento più importante. Quindi comunque però non dimentichiamo che siamo in un filone in cui la purezza liturgica, il rigore della competenza sono elementi fondamentali uniti al fatto che uno biologicamente deve essere nato in quel gruppo e soltanto in quello. Non è che può essere preso da un'altra comunità o da un'altra realtà o da un livello sociale differente che non era preposto a quella funzione. Quindi Zarathustra viene presentato nella letteratura zoroastriana come il sacerdote che sa manipolare il mantra, mantrin viene chiamato. Mantra è termine che trovate sia in avestico, cioè la lingua più antica del mondo iranico, sia in sanscrito. Mantra vuol dire, man è una radice che indica pensare, come quella di mens, mentis, è la stessa, è l'atto del pensiero, tra è un suffisso che ci indica che qualcosa di cui si parla è strumento di, quindi strumento del pensiero. Il mantra, che è una forza magica, se volete, una forza curativa, è una forza che muove la realtà che ci circonda e che permette di aprire un varco, se volete, spazio-temporale con il divino, perché serve a chiamare gli dèi giù al sacrificio, al rito, ecco, è patrimonio del sacerdote, il quale incarna il mantra dentro di sé. Altra cosa importante, lo zoroastrismo, così come la tradizione vedica, nelle fasi più antiche ignora i libri. Ma non solo perché si tratta di una grande cultura dell'oralità, qui se ci sono dei grecisti o dei professori e professoresse di greco e latino subito giustamente pensano a Milman Perry, alla grande scuola di Harvard dell'oralità. L'oralità è fondamentale in queste società, sono società dove veramente si vive, si può vivere imparando delle enciclopedie di fatto a memoria. Dovremmo parlare di oratura e non di letteratura per certi aspetti. Ma attenzione, il libro comunque, quando verrà utilizzato, non ha la sacertà del mondo giudaico-cristiano. Il libro non si usa durante il rito, il prete sa a memoria tutto quello che serve per la liturgia. E mantra vivente, cioè la parola di Dio e la parola della liturgia, è nel suo corpo e il suo corpo è l'amplificatore di quella parola. Questo a volte non viene compreso dai cristiani che dicono «Ah, guarda, quelli che stupidi, sono rozzi e ignoranti, recitano quelle cose strane ma non hanno i libri». Non è che non avessero i libri, a un certo punto li avranno e come, ma è il rapporto con la parola che è diverso. Nel mondo giudaico-cristiano invece avviene esattamente l'opposto, cioè il sacerdote
anche se sa a memoria parti intere del messale, non è che le recita a memoria, perché si pone un problema di rispetto del testo, soprattutto del testo biblico. E quindi il Vangelo, la Bibbia vengono portati in processione, vengono incensati, vengono baciati, la stessa cosa accade con la Torah, cioè c'è un rispetto del testo scritto che non è però della società di cui stiamo parlando. Ecco. Quindi Zarathustra viene visto come un mantrin, come un sacerdote a pieno titolo, il quale però ode un richiamo, quindi viene investito dalla volontà del Dio Supremo, che secondo lui è il Dio Supremo, cioè la figura di Ahura Mazda. Ahura vuol dire signore, Mazda che crea con la mente o semplicemente che dispiega il pensiero, quindi viene tradotto anche come signore, saggezza. E Ahura Mazda, direttamente o attraverso delle figure intermediarie, lo ispira. E quindi Zarathustra, per la letteratura zoroastriana più antica, cioè per legata, termine che trovate anche nel mondo indiano, che vuol dire canto, sono cinque, che vengono attribuiti appunto al profeta, in questi cinque canti Zarathustra delinea una serie di valori teologico-spirituali che si discostano da quelli del mondo vedico e che per certi versi possiamo ritenere che fossero più comuni nel mondo indoiranico. Ad esempio, considera gli antichi dei, quelli che in sanscrito, in vedico, si chiamano Deva, come Daiva, ma diventano demoni, cioè sono falsi dei, non esistono, o addirittura scadono al rango di demoni. Non solo, Ahura Mazda assurge a figura leader del Pantheon. Si è scatenato tra noi iranisti il dibattito, ma lo zoroastrismo è un monoteismo, è un politeismo? Allora, dire che lo zoroastrismo sia un monoteismo è possibile a condizione che noi non adottiamo per il monoteismo la categoria del monoteismo islamico. Attenzione, per il monoteismo islamico lo stesso cristianesimo non è un monoteismo. In una enciclopedia di storia delle religioni redatta da un rigoroso autore di tradizione islamica, il cristianesimo viene messo in una categoria che è quella dei triteismi, che ovviamente trovano una sintesi poi in una figura unica che però è una e trina, e noi, e poi qualcuno deve dire un dogma, deve comunque dedicare poi decine di pagine di esegesi teologica per spiegare perché. Ora, lo zoroastrismo a sua volta ha Ahura Mazda, che è una figura eccelsa, altissima, però si capisce che sullo sfondo alcune entità del mondo indoiranico sono rimaste, ma in chiave subalterna. Attenzione, lo stesso ebraismo, che ci pare monoteistico, però nei testi dell'isola di Elefantina dell'Alto Egitto, dove c'era una guarnigione ebraico-persiana, lì troviamo che c'è Yahweh, Yahu in quel caso, con un'altra divinità e sua moglie. Quindi è monoteismo. Gli ebraisti lo sanno bene che anche il popolo ebraico fa un lungo cammino che lo porta poi a elaborare una posizione che diverrà così chiara tempo dopo, cioè c'è una storia. Allora, dentro lo zoroastrismo noi vediamo certamente che Ahura Mazda ha un ruolo assoluto e centrale, non c'è nessun altro che come lui. E da Ahura Mazda, in verità, scaturiscono come latenza due maniu. Maniu, sempre radice verbale man, più suffisso iu, che indica un atto volitivo del pensare. Questi due maniu, che sono percepiti in sonno da Ahura Mazda, l'uno si dispiega nella direzione del bene, della crescita, e si prende il nome di Spenta Mainiu, cioè il Mainiu accrescitore. Spenta è una parola imparentata, per chi di voi conosce le lingue slave, con Svieti, la parola per indicare santo in russo o in altre lingue di quella famiglia linguistica, che è pur sempre indoeuropea. Dall'altra invece il Mainiu diventa Angra, cioè malvagio, ostile. Quindi la latenza del pensiero dà origine a due possibilità del pensare stesso, l'una accrescitiva e l'altra malvagia.
all'una si ispirano tutte le creature buone, e Ahura Mazda dispiegherà la sua creazione secondo questo pensiero e secondo la categoria di Asha. Asha è la parola che indica l'ordine cosmico ed è esattamente corrispondente a quella che nel Rig Veda viene detta Rta, cioè l'ordine verità. Si contrappongono ad Asha i concetti di Anarta, cioè di disordine, e di Druj, cioè di menzogna, di falsità. Quindi, sostanzialmente, noi abbiamo uno scenario in cui Ahura Mazda è la figura centrale, sotto di lui troviamo due spiriti pensiero volitivi che ipostatizzano due alternative dell'essere e soprattutto del pensare, e poi abbiamo nell'universo la latenza di due categorie, l'ordine e il disordine cosmico, l'ordine veritiero e la menzogna caotica, alla quale l'umanità e il creato devono poi ispirarsi come? Attraverso un atto che è di scelta. Ecco, lo zoroastrismo introduce sin dalle Gata anche questo elemento volitivo che, così come le figure divine subordinate ad Ahura Mazda scelgono, così anche per gli uomini dover decidere tra Asha e Druj, tra Spenta Mainyu e Angra Mainyu diventa un momento determinante. Ecco, a Zarathustra sostanzialmente viene attribuita questa elaborazione. Quindi fermiamoci un attimo per quanto riguarda la teologia e affrontiamo brevemente la questione storico teologica o storico-politica allo stesso tempo. Ma questo Zarathustra esiste o no? Per gli zoroastiani ovviamente esiste. No? Il problema è che l'opera che viene attribuita a Zarathustra, cioè legata, che sicuramente sono composte in un dialetto iranico molto più arcaico dello stesso Rigveda, di quello vedico, non sono ancorabili a un luogo, il panorama, l'orizzonte geografico non è chiaro, la figura di Zarathustra è una figura assolutamente, diciamo così, aleatoria dal punto di vista storico, nel senso che una biografia come quella di Cesare o come quella di San Paolo, quella di Gesù, attenzione, per un secolo si hanno litigato pesantemente, ma ad esempio quella di Buddha, che è un'altra biografia con punti e squarci, diciamo, di incertezza anche sulla cronologia, molto gravi. Ma se uno prende un altro profeta in genere odiato da tutti, che è Mani, il fondatore del manicheismo, ecco, la biografia di Mani si fa perché abbiamo fonti anche di carattere storico, secolare, diciamo così, abbastanza circostanziate. La biografia di Zarathustra è impossibile dal punto di vista storico. Allora, sostanzialmente abbiamo un gruppo di studiosi che dicono Zarathustra è un mito, è una figura di un sacerdote straordinario che ipostatizza o riassume tutta una serie di elementi centrali dell'innovazione che i popoli iranici, che il clero iranico a un certo punto della sua storia ha compiuto ribaltando una serie di valori della propria tradizione religiosa, cioè dicendo che c'è un solo Dio centrale che è Ahura Mazda, che i Daiva sono dei demoni che non esistono e che quindi al sacrificio devono essere ammesse solo determinate divinità, contrapponendosi quindi o addirittura demonizzando gli dei del mondo dei nemici indiani che stavano dall'altra parte dell'Indu. Ecco, questa è una possibile situazione. A questo scenario così radicale si può obiettare che però il mondo vedico non conosce nessuna figura fondativa a cui possa essere attribuito un ruolo soggettivo di tale peso. Quindi resta il sospetto che ci sia un ruolo svolto da una figura intorno al quale poi sono state, diciamo così, catalizzate una serie di valori, di categorie, di attribuzioni. Io quindi mi muovo in questo scenario dicendo una biografia di Zarathustra è impossibile.
Ci sono delle biografie leggendarie che addirittura troviamo poi nei testi neopersiano, cioè la cultura zoroastriana ha elaborato delle storie bellissime dove Zarathustra compie miracoli di varia natura, gesta interessantissime, ma non ha, nulla è storico da questo punto di vista. Rimane il problema di valutare se quel ruolo così soggettivo e così importante che non compare in nessun modo nella tradizione vedica sia anch'esso prodotto letterario, come vogliono alcuni, o invece un prodotto storico. Siccome gli stessi colleghi che dicono è un prodotto letterario, ma aggiungono è un prodotto letterario perché è la cerchia sacerdotale che ha inventato Zarathustra, io come ho scritto proprio nel testo francese da cui è stato preso il sottotitolo della mia conferenza, Rite, parole, pensée dans l'Avesta ancien et récent, che raccoglie le mie lezioni al Collège de France di qualche anno fa, e ho detto, se non c'è Zarathustra, ma Zarathustra l'ha inventato un gruppo di sacerdoti che hanno creato questo Urprist, questa figura di sacerdote mitologico, Zarathustra sono loro. Cioè abbiamo spostato il problema di un gradino, perché a noi, non avendo una biografia, comunque, non interessa più che cosa ha fatto Zarathustra come persona, perché non possiamo dire nulla, ma interessa quelli che sono gli effetti di un pensiero o di una innovazione. Quindi che Zarathustra sia una persona o sia il frutto di un gruppo sacerdotale che ha innovato rispetto a un passato, ecco, forse è più importante allora la serie di idee e di categorie che troviamo celate dietro le difficoltà del testo in gatico, cioè nella varietà più antica della Vesta che gli è attribuito. Ma a questo punto, quali sono gli elementi così straordinariamente interessanti? Non c'è solo quello della demonizzazione degli antichi dei, non c'è solo l'idea che il pensiero abbia un ruolo così importante da essere creativo e da potersi articolare in un dualismo di pensiero accrescitivo, di pensiero malvagio, ma c'è un ulteriore passaggio, quello secondo il quale la realtà si articola in due livelli. Uno è quello che nelle gata viene chiamato appunto del pensiero, e l'altro che è quello ossoso, fisico, che nella tradizione più tarda, nella Vesta recente, verrà definito vitale, gaetia, è una parola che è connessa a Gaia, all'idea quindi di vita, di vitalità, e che viene contrapposta ad agiaiti, cioè all'impossibilità di vita. Quindi, sin dallo zoroastrismo più arcaico, noi troviamo uno scontro diretto tra due categorie, la vita, che è connessa da Ura Mazda e allo spirito accrescitore e all'ordine cosmico, la non vita, cioè il nichilismo assoluto e la morte, che sono caratteristica di Angra Mainyu, cioè del pensiero malvagio, attenzione che diventerà Angra Mainyu Ahriman nei testi in persiano medievale, e che quindi addirittura ritroverete nell'inno ad Arimane di Leopardi, che in genere non si legge perché appunto è come dire un testo un po' borderline nella letteratura italiana, ma che pur sempre il nostro Leopardi dedicò mostrando il suo interesse per le religioni dell'Iran e Zarathustra. Dal punto di vista quindi storico-culturale, noi abbiamo l'idea che la realtà si articoli su due livelli, però attenzione, nella Vesta recente diventa ancora più chiaro il fatto che i demoni sono solo mentali, non fisici e vitali. Cioè il modo di pensare appare completamente ribaltato rispetto a quello che ad esempio prevale nella tradizione gnostica, nel manicheismo, in molte religioni dell'Occidente. Cioè il male è innanzitutto nel pensiero, nella mente. Dio quando crea, crea il mondo anche nella sua fisicità vitale. Ricordate che tutte le culture indoeuropee antiche, quella greca, quella indiana e quella iranica, hanno un culto del liquido seminale, del seme, dello sperma come luce, come fos. Il seme che genera la vita è una potenza ignea, è una potenza straordinaria di luce.
Quindi quel seme, che è frutto di una origine mentale, ma diventa lo strumento germinale della vita, che però è pieno di luce, non può essere demoniaco. Anzi, le creature delle tenebre, le creature di Ahriman, non hanno vera dimensione corporea, cioè possono diventare come dei poltergeist, possono impadronirsi di una persona, possono corromperla, possono deviarla, possono farla impazzire. Ma la fisicità che spinge alla vita, alla fecondità, alla creatività, è un dono di Dio. Infatti lo zoroastrismo immagina, a differenza del cristianesimo, il male come extracosmico. Il male irromperà nella creazione dall'esterno, perché secondo la letteratura zoroastriana più tarda, che è quella che ci spiega le cose in modo poi più chiaro, all'inizio dei tempi, qui siamo ormai nei testi esegetici in persiano medievale, quindi faccio una corsa, ma per riassumervi qualche cosa di molto bello anche dal punto di vista narrativo, Ormazd, che prende coscienza di sé nell'infinito luminoso proiettato verso l'alto, si accorge che giù nelle profondità, separato da un luogo intermedio di atmosfera e di vuoto, c'è Ahriman nelle tenebre. Ormazd è dotato di conoscenza a priori, Ahriman di conoscenza a posteriori. Ormazd, quando prende coscienza dell'esistenza dell'alterità, la prima cosa che fa è quella di creare, separandolo dal fluire infinito del tempo, il tempo limitato. Perché? Perché deve creare le precondizioni per la battaglia in cui dispiegare una creazione nella quale intrappolare il male. I testi sono chiarissimi, dicono che Ormazd crea il tempo storico, crea la storia, crea il mondo, crea la vita, crea tutto ciò che c'è di bello. Perché? Perché quello è un campo di battaglia in cui deve intrappolare tutta la forza delle tenebre affinché lo scontro non sia combattuto nell'infinito spazio-tempo. Questo in testi che noi facciamo risalire in quella versione al IX secolo dopo Cristo, ma l'elaborazione è molto più antica sicuramente. Quindi Dio, Ormazd, dispiega dalla sua ipseità il mondo, Ahriman dalle tenebre, insomma è un po' tardo a capire, ma emerge come un ranocchio mostruoso dal fango delle tenebre, guarda e come un pazzo dice: mi piace, però voglio distruggere tutto. Cioè, una delle cose più interessanti dello zoroastrismo è che le modalità di comportamento del male, le modalità di proiezione dei desideri del male sono riscontrabili in un manuale di psichiatria criminale. Ahriman si comporta come un pazzo. Il male è una forma di follia sistemica che mira al nichilismo assoluto, alla distruzione totale della vita. Quindi chi di voi frequenta, come dire, una dimensione psicologico, psicoanalitico o psichiatrica sa che se una persona si siede davanti a un dottore e dice: ogni volta che io vedo una cosa bella, che mi piace, che so che è giusta, io la voglio distruggere, uccidere, massacrare, beh, insomma, è chiaro che quella persona ha problemi molto seri. Ed è interessantissimo vedere come lo zoroastrismo sia stato in grado di riassumere queste cose in modo proprio con delle icone comportamentali. Fatto sta che a quel punto Ahriman risprofonda nel suo mondo e per 3.000 anni i due iniziano a dispiegare in forma mentale, ovviamente un mentale luminoso, creativo per Ormazd, un mentale demoniaco. Attenzione, Ormazd crea, lo dicevamo prima, dalla sua ipseità di luce, Ahriman attraverso un atto di autosodomia. Quindi Ahriman è dotato di Eros, è dotato di sexual drive, ma non può amare nessuno fuori di sé. E quindi si autosodomizza. Scusate, un argomento normalmente considerato ripugnante, mostruoso, io sono colpevole di aver studiato questo mito per 200 anni, i miei colleghi avevano deciso che non bisognava vederlo, ma c'è lì, bello nei testi, Ahriman fa tutto ciò in forma di rospo, anche quello è un animale molto interessante, e lascio a voi, perché non posso
occupare il tempo che resta, sono meno di 10 minuti, per dire cosa avrebbe potuto sviluppare Freud lavorando su questo tema senza mettere di mezzo Narciso, che poverino è semplicemente colpevole per il fatto che non gli piaceva una bella ninfa che era cara a Apollo. Ma invece Ahriman qui è proprio così, cioè lui non sa amare null'altro che non sia se stesso. Quindi attenzione, lì avete una forma estrema di narcisismo, dove il corpo di Ahriman, questo corpo mitologico, diventa oggetto del proprio eros implosivo. Quindi il male come mentale implosivo, che è come un segno meno, è come se fosse un'antimateria prima ancora che fosse scoperta. Comunque, che cosa accade? Dopo 3.000 anni i due vengono a Parlamento, Ormazd dall'alto, Ahriman dal basso, e Ormazd ha già preparato il suo schema di battaglia, si rivolge ad Ahriman e dice: senti, facciamo la pace, partecipa della mia creazione, vieni via dalle tenebre che possiamo vivere felici e tu sarai eterno. Ahriman, che sempre è un paranoico, pensa: se lui mi propone la pace è perché ha paura di me, perché è debole, perché sa che io lo potrò sconfiggere, quindi io gli dichiarerò la mia volontà assoluta di distruggere lui e le sue creature. Ormazd, che se l'aspettava già, dice: bene, benissimo, allora però dobbiamo fare la guerra, facciamola bene, facciamo come due cavalieri che si danno un tempo e un luogo. Il luogo è la mia creazione che ti piace tanto, e il tempo sono altri 9.000 anni che vengono dopo i 3.000 che abbiamo già passato. Ahriman, che è stupido, cioè fa le pentole come il diavolo ma non i coperchi, dice: certo, benissimo. A quel punto Ormazd intona una delle preghiere più sacre dello zoroastrismo e questa preghiera schianta Ahriman, che ad ognuna delle parole pronunciate da Ormazd si abbatte per terra e va in uno stato di stordimento per 3.000 anni. Perché 3.000 anni? Che cosa succede? In quei 3.000 anni Ormazd può dispiegare dal livello mentale al livello vitale la sua creazione, che però resta immobile, un po' come le idee di Platone. Mentre invece Ahriman non lo può fare, per cui quando la demonessa primordiale, Jech, lo risveglierà alla fine dei 3.000 anni, Ahriman sarà pronto ad attaccare la creazione, ma non avrà dimensione vitale, cioè la sua armata sarà un'armata di creature fantasmatiche, di poltergeist, di Hirngespinste, di mostri mentali, ma non di creature dotate di vitalità piena. Quindi a quel punto Ahriman attacca la creazione, sfonda la calotta celeste, le stelle lo imprigionano, e la battaglia a questo punto è vinta, anche se va combattuta, ma è chiaro che la battaglia è vinta. Perché? Perché Ormazd è rimasto nell'infinito spazio-tempo e sorveglia quel che succede da fuori, con i suoi esseri celestiali che possono entrare e uscire dalla creazione corporea e dal tempo limitato, perché ovviamente le stelle li fanno passare. Mentre Ahriman è uscito dall'infinito spazio-tempo e ha trascinato tutto il suo morbo nella creazione terrestre, ma è privo di forza vitale. E quindi, secondo lo zoroastrismo, è destinato alla fine del ciclo di 6.000 anni a essere sconfitto. Ovviamente lo zoroastrismo, sin dai testi più antichi, immagina che il ribaltamento finale viene annunciato dalla nascita di Zarathustra, di nuovo, che, e qui è chiaramente tutto mitologico, nasce poco prima della fine del terzo millennio del secondo ciclo, e dal seme di Zarathustra, deposto in un mitico lago, nascono a distanza di 1.000 anni l'uno dall'altro tre dei suoi figli postumi, l'ultimo del quale, il salvatore per eccellenza, fa resuscitare tutti quanti i morti e inizia la battaglia finale contro il male. Allora, questa dottrina è già nella Vesta, cioè già in testi del IV-V secolo avanti Cristo. Quindi è interessante pensare che quando il Vangelo di Matteo menziona dei magi che vanno a Betlemme, pensi proprio ai preti di una religione che l'unica in quell'area aspettava un salvatore del mondo nato da una vergine e che avrebbe fatto risorgere tutti.
Ovviamente i cristiani poi utilizzeranno ampiamente questo fatto come arma di propaganda in tutti i territori orientali. A pochi chilometri da qui, a Firenze, trovate il Vangelo arabo dell'infanzia che si apre con una pagina in cui è Zarathustra che parla ai suoi discepoli dicendo: guardate che arriverà uno che mi rappresenterà e che risusciterà tutti quanti, e sta parlando, cioè è l'introduzione del Vangelo. Quindi è chiaro che zoroastrismo e cristianesimo si legano, così come non potete dimenticare che Ciro il Grande, il re di Persia che libera gli ebrei dalla cattività babilonese, è anche chiamato nel Deutero Isaia Mashiach, cioè nella versione dei 70 in greco, Christos. E quindi, così come i magi hanno unto Ciro, re dell'impero achemenide e re di una compagine multinazionale, multiculturale, sono i guardacaso proprio i suoi sacerdoti che a distanza di qualche secolo vanno a ungere il re del mondo. Quindi, ma su questo è un'altra conferenza per Natale o per l'Epifania. Quindi uno si deve fare un po' di promozione pubblicitaria. No, trovate tra l'altro un mio libro proprio dedicato, I magi e la loro stella, proprio dedicato a questo tema per San Paolo Editore, un libro di qualche anno fa, però insomma il problema è affrontato in modo puntuale lì. Quella, ripeto, è un'altra conferenza. Secondo però la tradizione zoroastriana più tarda, e concludo con questo, mentre i testi più antichi sostanzialmente hanno una visione dell'inferno più severa, cioè chi è stato bravo viene promosso e sostanzialmente gode della beatitudine del corpo della resurrezione, ma chi è finito all'inferno insomma è perduto. Lo zoroastrismo più tardo, di tarda epoca sassanide e certamente dell'VIII-IX secolo d.C., metabolizza la lezione di Origene e della apocatastasi, cioè il mondo viene rigenerato completamente e il male viene sconfitto nella sua totalità, ma tutti coloro che sono all'inferno vengono salvati. Un fiume di metallo fuso entra nell'inferno e dopo 3 giorni e 3 notti purifica tutti quanti. Ovviamente i malvagi ne soffrono veramente, i buoni è come se nuotassero nel latte, ma alla fine tutti sono perdonati. E tutti sono perdonati per vari motivi, sia perché Dio non può, lo zoroastrismo in epoca storica fa sua la dottrina di Aristotele dell'etica nicomachea, quindi del giusto mezzo, non possono colpe storiche essere punite con pene eterne, primo elemento. Ma c'è una riflessione teologica: se la vittoria di Dio è totale, assoluta, non può esistere nessun inferno. Perché se ci fosse un inferno, quell'inferno sarebbe un luogo dove Dio non è presente. Attenzione, questo tema che è stato ripreso alcuni anni fa da un grandissimo teologo, cioè von Balthasar, in un libro che più volte è stato ristampato anche in Italia, Che cosa possiamo sperare? Anche perché poi, poveretto, l'hanno accusato pesantemente di origenismo, di essere un eretico. Devo dire, e va riconosciuto, Ratzinger, che viene visto come figura un po' arcigna, lo ha fatto subito dopo cardinale, poco prima che morisse, quindi a mostrare che la teologia a livelli alti, per palati raffinati, come dire, si muove su dimensioni di grande respiro e non di piccineria, come qualcuno potrebbe facilmente pensare. Ma soprattutto dobbiamo dire che questo filone di pensiero trova riscontro anche in alcuni movimenti minori dell'Islam, già dall'VIII-IX secolo d.C., quindi anche nell'Islam questa idea di un inferno che si svuota completamente e di una speranza finale per tutti trova una sua eco. Ma qui vedete che non c'è più tanto Zarathustra, ma c'è quello che è stato il grande dialogo intellettuale, un po' intertela volanzia, perché gli uomini se non si picchiano non sono contenti, ma a volte anche tra una battaglia e l'altra il pensiero filosofico, storico-religioso e soprattutto il dialogo multiculturale ha portato a riflessioni che troviamo realizzate in questo grande disegno di speranza che vede una fine del mondo, diciamo così, storico-fisico traslata in un corpo di resurrezione per tutta l'umanità. Grazie.